Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, in quanto vi ringrazio, in quanto siete sempre più numerosi a seguirci, a seguire questo ormai consueto appuntamento periodico con la rassegna della rivista Legal, il mensile del mercato legale che, come già sapete, potete trovare ogni mese in edicola nel formato cartaceo oppure online nel formato digitale. Io ringrazio il nostro ospite in studio, Gabriele Venture, vice direttore della rivista Legal. Ciao Simona, un saluto ai nostri telespettatori. Grazie Gabriele per essere qui con noi. Vi annuncio che a partire da questa puntata, in realtà già anche in precedenza Gabriele è stato qui con noi, però diciamo a partire da questa puntata in poi ci sarà presente e quindi insieme andremo ad sfogliare la rivista Legal e a soffermarci sul contenuto, quindi con una approfondita lettura e quindi sul contenuto di quelli che sono gli articoli più salienti, più interessanti del mensile Legal. Ecco, Gabriele, se tu sei d'accordo, iniziamo a sfogliare insieme la rivista Legal partendo dalla copertina. Diamo uno sguardo alla copertina del numero di Legal di aprile che troverete in edicola. Questo numero in copertina troviamo due protagonisti, Carlo Alberto Giovanardi da un lato e Carlo Sangalli dall'altro. Si parla di imprese e il codice della, leggiamo il titolo, imprese, il codice della discordia, avvocati e imprenditori a confronto sulla nuova riforma fallimentare. Ma non mancano i punti critici. Una copertina interessante in quanto poi naturalmente con Gabriele andremo a vedere il perché. Sono presenti ben due protagonisti, in quanto c'è all'interno un'interessante intervista doppia che li riguarda. Io procederei sfogliando la rivista Legal partendo dal sommario che, come già saprete, si compone di diverse, la rivista Legal si compone di diverse sezioni, si apre con protagonisti per poi proseguire con attualità, giustizia e professioni. Fisco, finanza, imprese, lavoro, innovazione, marketing e infine si conclude con la sezione professione avvocato. Procediamo oltre, iniziamo dando uno sguardo alla sezione protagonisti. Nella sezione protagonisti, come già anticipato in apertura, vi troviamo l'intervista doppia che è stata realizzata dalla redazione Legal e che vede coinvolti due importanti protagonisti, come già accennato in apertura. Questa intervista doppia, leggiamo il titolo, l'intervista doppia, la nuova crisi di impresa. Procedendo oltre, andiamo a leggere ancora il contenuto. Parte la corsa delle piccole e medie imprese per adeguarsi al nuovo codice della crisi d'impresa. Circa 170.000 aziende sono infatti chiamate a nominare organi di controllo interni entro il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore definitiva del decreto legislativo 14.219 del 2019, scusate. Proseguendo oltre, in questa intervista doppia, ovviamente le fonti Legal ha messo a confronto Carlo Alberto Giovanardi, avvocato esperto di restructuring, partner dello studio legale Giovanardi, e Union Camere, rappresentata dal presidente Carlo Sangalli e dal vice segretario generale Sandro Pettinato. Io ecco, chiamerei a questo punto l'intervento di Gabriele Ventura, in quanto faccio un piccolo cappello introduttivo. L'intervista doppia è effettivamente una delle tante novità che ha toccato la rivista Legal a partire dal 2019. Ecco, ti chiedo qual è la ragione, diciamo, di base per la quale si è proseguito verso questa scelta redazionale. Esattamente, come hai detto, abbiamo cominciato con la copertina doppia lo scorso numero di marzo, dove avevamo messo a confronto un avvocato esperto di banking e un rappresentante dell'associazione che riguarda e rappresenta i private banker. Questa volta ci siamo concentrati sul nuovo codice della crisi di impresa. La filosofia di fondo di questa, diciamo, scelta editoriale è quella di valorizzare ancora di più una determinata tematica di interesse, mettendo a confronto due soggetti, due professionisti, che rappresentano due mondi, diciamo, diversi, ma il cui contatto produce, insomma, comunque genera,
riesce a rendere ancora più interessante, diciamo, lo specifico argomento. In questo caso, come detto, il focus è sulla nuova crisi di impresa, dove diciamo, il mese scorso c'è stata questa riforma che è stata approvata e che entrerà in vigore in due tranche. Una parte è già entrata in vigore e la prossima parte entrerà in vigore entro il 20 agosto 2020 e riguarderà tutte le imprese, chiaramente, che devono adeguarsi. E in particolare dovranno nominare un organo di controllo. E quindi da qui il sommario che dice appunto che 170.000 aziende sono chiamate a nominare nuovi organi di controllo entro il 20 agosto 2020. A questo punto parlerei appunto del parere, no, che danno questi due Certo. protagonisti che riguardano appunto l'avvocato Giovanardi, rappresenta il mondo degli avvocati. E Carlo Sangalli, presidente di Unioncamere, rappresenta il mondo delle imprese e sono entrambi abbastanza critici rispetto a questa riforma. Diciamo che la posizione degli avvocati è critica perché i criteri di emersione della crisi sono troppo basati sui numeri e non danno importanza ad altri elementi, diciamo, importanti che possono descrivere lo stato dell'impresa e si fa riferimento in particolare agli indicatori non finanziari. Secondo gli imprenditori, invece, questa riforma sarebbe dovuta entrare in vigore in modo ancora più graduale per permettere a professionisti e imprese diciamo, un adeguamento più dolce alle nuove norme. Quindi questo è in sintesi quanto emerge da questa intervista doppia. Quindi ecco, un doppio binario, un confronto, come hai già detto tu, molto interessante, no? Tra il mondo legale e poi invece il mondo imprenditoriale che si trova concretamente nella realtà di tutti i giorni a dover poi applicare in concreto quelle che sono le norme, le normative. Quindi molto molto interessante con questa novità che è stata introdotta a partire proprio da, come abbiamo già detto prima, dal 2019. Passiamo oltre, quindi poi magari successivamente troveremo probabilmente anche altre copertine cosiddette a cui c'è un richiamo in intervista doppia, no? Questa novità che poi magari la ritroveremo in futuro in altri numeri, Certo, poi penso, no? al di là poi della singola copertina, l'idea è proprio di portare avanti una filosofia che riguarda il confronto tra professionalità diverse per dare ancora più valore alla specifica tematica. Grazie Gabriele. Proseguiamo oltre, andiamo a vedere insomma le altre sezioni molto interessanti della rivista. Passiamo con nella sezione successiva, attualità, abbiamo invece il ranking. Il ranking che riguarda in questo caso il mercato energetico. La redazione Legal ha così stilato una classifica degli studi legali più attivi proprio nel mercato energetico. Andiamo a leggere insieme dunque il titolo della sezione attualità di questo importante dossier di approfondimento. Ranking Energy con il vento in poppa. Nel 2018 pieno di operazioni di secondary market e rifinanziamento. Outlook positivo anche per i prossimi mesi in attesa del nuovo decreto FER e del completamento della riforma del mercato elettrico. Dunque, come già sapete, ogni mese la redazione Legal procede così con un sondaggio di quello che è il mercato legale per poi arrivare a stilare una classifica. In questo caso, come già abbiamo appena letto, nel mese di aprile la classifica riguarda il mercato energetico. È doveroso da parte mia, prima di procedere, fare un piccolo cappello introduttivo per quanto riguarda invece i criteri che sono stati seguiti da parte della redazione nella realizzazione di questa classifica. Le classifiche sono una rielaborazione da parte del Centro Studi delle Fonti e della redazione Legal effettuata sulla base di tutte quelle operazioni che sono dichiarate da parte degli studi legali nell'arco del periodo di tempo considerato, in questo caso nei primi 12 mesi del 2018, tra il 2018 e il 2019. Inoltre è stato effettuato proprio un confronto tra la classifica del mercato energetico del 2018 con quella invece attuale. Andiamo a vedere quali sono, cosa emerge, diciamo, da questa classifica, da questa classifica stilata da parte della redazione Legal. Andiamo a vedere
dal grafico quelli che sono i nomi più interessanti, che hanno quindi degli studi legali che hanno acquisito terreno e quelli che invece hanno perso terreno. Abbiamo in cima alla classifica, guida la classifica di Le Fonti Legal, Bonelli e Rede, il quale con il valore complessivo delle operazioni dichiarate copre il 16,7% del mercato, quindi guadagna due posizioni rispetto all'anno precedente. Segue Legans con l'11,7% in una posizione che si trova in seconda posizione, una posizione stabile se confrontato con il 2018. A seguire poi abbiamo invece Orric e infine Pavia e Ansaldo, rispettivamente con un 7% e un 6%. Entrambi queste farm sono entrate quest'anno nella nostra classifica, mentre nell'anno precedente segnaliamo che non erano presenti, quindi non erano riuscite a rientrare. Mentre tra gli studi legali che invece perdono terreno abbiamo Gianni Origoni, con il valore complessivo delle operazioni di mercato copre il 6,5%, ma perde ben tre posizioni rispetto al 2018. A seguire abbiamo Watson Farley e Paul Hastings, il quali entrambe perdono l'1% e però coprono un terreno che va dal 6 al 2,9%, e infine DLA Piper, il quale copre le operazioni di mercato concluse nel periodo di tempo che abbiamo considerato, sono pari, coprono il 2,1% di mercato, ma perde ben 9 posizioni rispetto al 2018. A questo punto anche qui chiedo un parere da parte di Gabriele, cosa di fatto succede nel mercato energetico. Faccio un po' il punto della situazione e dici un po' cosa avete rilevato da questa indagine. Ma allora, come dicevi giustamente, come si evince anche dal titolo del sommario, l'energy è uno dei, diciamo, pochi settori legali che sta andando molto bene. Il 2018 è stato appunto ricco di operazioni, anche questo primo trimestre, perché insomma l'indagine è basata sulle operazioni chiuse durante tutto il 2018, e i primi tre mesi del 2019 comunque è molto positivo, e secondo gli avvocati, esperti di energy chiaramente, l'outlook per i prossimi mesi è altrettanto positivo. E diciamo, questo andamento emerge anche dai nostri dati. Nella nostra rivista facciamo una classifica mensile rispetto a tutti i settori legali e all'andamento. Abbiamo rilevato che nel settore di marzo l'energy è stato, nel mese di marzo, è stato il quarto settore come numero e importanza delle operazioni che sono state siglate, con oltre il 17%, per cui confermiamo quanto, insomma, quanto emerge anche dalla nostra indagine e dalla nostra classifica. Quindi un mercato molto, molto interessante, sia per il numero di operazioni ma anche per l'entità della singola operazione che poi viene chiusa da parte dei grandi studi legali. Esatto, giusto? E poi appunto le prossime, diciamo, tra virgolette, sfide saranno appunto la pubblicazione del nuovo decreto FER e il completamento della riforma del mercato elettrico. Ecco, poi naturalmente nei prossimi numeri di Legal ci aggiornerete, vi aggiorneremo su quello che sarà il decreto FER e tutti gli sviluppi, ecco, successivi che riguarderanno proprio il mercato energetico. Passando oltre, ovviamente continuando a sfogliare la nostra rivista, abbiamo la sezione finanza, andiamo a leggere velocemente il titolo. Nella sezione finanza troviamo un articolo che ovviamente riassume quello che è il punto, fa un po' il punto della situazione sulle politiche europee. Andiamo a leggere il titolo: politiche europee, BCE, tassi bloccati e iniezione di liquidità. Passiamo oltre, nella sezione invece impresa lavoro si parla di un argomento molto caldo, quella della gig economy. Andiamo a leggere insieme il titolo: gig economy, processo Foodora, ai rider, la parità economica dei dipendenti. Andando oltre concludiamo la rivista con la sezione professione avvocato, nella quale troviamo anche qui un interessante dossier di approfondimento realizzato proprio dalla redazione Legal sulla diversity. Andiamo a leggere insieme il titolo: diversity nei grandi studi, la partnership non è donna. In base ai dati raccolti da Le Fonti Legal, i vertici dei principali studi legali d'affari sono presidiati dal genere maschile. Famiglia, maternità e pregiudizi si confermano i maggiori ostacoli alla carriera in rosa. Dunque, da questa prima lettura
si potrebbe evincere che effettivamente c'è un problema, se vogliamo dirla in questi termini, di quote rosa proprio nei grandi studi legali. Cosa è emerso da questa indagine molto interessante proprio sulla diversity, che altro tema caldo, se vogliamo, no? Negli ultimi periodi si parla molto di, insomma, di quote rosa, se vogliamo darla, definirla in questo modo, insomma, la componente femminile che ha delle difficoltà ad emergere, e questo si riscontra anche nel mercato legale, a quanto pare. Esatto, diciamo che l'indagine che abbiamo realizzato è partita dal fatto, insomma, che effettivamente le iniziative pro quote rosa, anche da parte dei studi legali, sono all'ordine del giorno. Abbiamo quindi preso semplicemente i più grandi studi legali d'affari con oltre 10 partner e abbiamo visto, insomma, quante donne poi erano presenti in questa che, insomma, nella partnership che può essere definita un po' la stanza dei bottoni degli studi legali. Ed è emerso che in realtà in media c'è una partner donna ogni 5 avvocati, per cui, insomma, la percentuale è ancora molto bassa. E c'è da dire anche che in alcuni casi, per quanto riguarda soprattutto gli studi legali anglosassoni, e questo è stato un dato un po' sorprendente, le donne presenti nella partnership sono pari a zero. Ed è sorprendente perché nei paesi anglosassoni, come sappiamo, il tema della diversity è molto più, insomma, sentito e sviluppato che in Italia. Ma in realtà, a quanto pare, poi in Italia non viene applicato, per cui emerge che c'è ancora molto molto da fare negli studi legali e molto più che nelle aziende invece. Insomma, questo tema della diversity, che è un tema molto trattato, molto sentito, paradossalmente, come hai appena affermato tu, proprio nei paesi di matrice, nei paesi, o meglio nei studi legali di matrice anglosassone, in realtà poi alla luce dei fatti attuali, almeno in Italia, risulta che non viene, insomma, così le quote rosa, le donne, insomma, non vengono così valorizzate, almeno questo è quello che emerge, visto che ci sono addirittura degli studi legali in cui la presenza femminile è praticamente pari a zero. È molto interessante, insomma, quello che emerge, da uno spunto anche di riflessione, poi magari ritorneremo a parlare di questo argomento magari in altre puntate, proprio della diversity, perché è un tema delicato, diciamo, e quindi assolutamente lo terremo monitorato. Poi, insomma, anche le fonti TV è molto attenta con la trasmissione, sì. Women in Finance, esatto, cui, ci sono delle trasmissioni, ecco, ricordiamolo, proprio dedicate alle donne che effettivamente cercano di dare lustro a quelle che sono le donne che riescono, insomma, ad emergere nonostante tante difficoltà. Io, Gabriele, ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie a te, Simona. Ringrazio ancora una volta gli amici di Le Fonti TV e vi lascio con la programmazione proprio qui. Restate qui con noi.